Ma che sta facendo questo argento? Ah, piccole fesserie. Cioè? Tappe di bottiglie. Ormai lavelato non si fa più. Che cosa ci vorrebbe per continuare a fare la vera arte? Che le famiglie continuano a lavorare, a guadagnare e spendersi anche il capriccio di prendersene un poco buono. Ormai la gente pensa soltanto per quello e per mangiare. E quindi se devono fare piccole cose, piccoli lavori, tanto per rimanere all'impiede ancora nell'artigianato. Ma lei speranza non ne ha, quindi? No, non ce n'è speranza. Non ce n'è speranza perché vede oggi non impara più nessuno il mestiere. Ormai siamo molto giù da 30-40 anni indietro. Non ci sarà più sviluppo in Italia. L'unica cosa che si manteneva era l'industria. L'industria è caduta. Ed è caduto tutto. L'artigianato è finito ormai. Noi ancora manteniamo, stiamo un pochettino all'impiede perché c'è un po' di turismo, quello che può spendere qualche cosa. Ma appena finisce questo, potremo chiudere pure noi. Io lo vedo col teatro. Quale teatro? Teatrino dei Pupi? Sì, la gente si presenta e dice, ma che fa, se paga? No, gratis. È assurdo, no? E quindi quando arriviamo a questo punto praticamente già io non vedo una cosa positiva come mi dice lei. Parlo in questo modo perché vedo innanzitutto che i ragazzi non imparano più un mestiere, però contemporaneamente vedo che tutti i mestieri si stanno perdendo. Un intagliatore, un fonditore, o un pulitore, tutti i mestieri, non stiamo lasciando nessuno. Lei come pensa che si sviluppi un lavoro e come possa lavorare la mia industria, il commercio, il trasporto, se noi non consumiamo più niente e se i mestieri non ci sono più? Ma lei ha interesse a trasferire il suo sapere? No, E quindi? non lo Perché? posso fare perché le leggi me lo proibiscono. Di trasferire quello che sa ai giovani? No, si deve fare una scuola, la devono fare loro. Ma Perché lei non. io, no, io non posso tenere nessuno qua. Perché se io tengo un ragazzo qua, lo devo mettere in regola, lo devo dare lo stipendio, lo devo fare l'assicurazione, devo fare tutto. E che mi renda a me il ragazzo che io lo devo imparare in questa maniera, spendendo quello che io non guadagno? Quindi lo devono fare loro con le scuole. O loro dovrebbero finanziare lei come docente affinché faccia queste cose per i giovani. Perfetto, e allora sì. Allora posso andare io nella scuola ai poteri imparare, se hanno la voglia, poi tra l'altro, tra parentesi, se hanno la voglia, perché qualche scuola io l'ho fatta, ma non vedo nessuna prospettiva di voler imparare qualche cosa questi ragazzi, non imparano niente. Questo perché? Perché non sono abituati da piccoli, bisogna incominciare da piccoli. Come diceva Buttitta. Io perché parlo siciliano quando succava nei mini di mia madre. Così devono fare loro, appena nascono dal ventre della mamma, devono cominciare a lavorare, altrimenti non faranno mai niente. Io incominciai a lavorare a 7 anni. La prima cosa che ho fatto è suonare la pianola accompagnando lo spettacolo. Questo è il mio primo lavoro. A 10 anni imparai a fare le scarpe da uomo su misura. Io so fare anche il calzolaio. Quindi persone che non trovano le scarpe, io gliele faccio. Ora, poi ho scelto questo, però vedo che qua è molto lavoro, molto 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 lavoro e poco guadagno. Come infatti uno dei miei figli mi ha detto che siamo fessi come te, che lavori molto e guadagni poco. Quindi queste cose praticamente si devono sentire prima nel bisogno di mantenere una famiglia e devo lavorare senza capire quando comincio e quando finisco. Quindi queste cose sono che alla luce delle nostre autorità non vengono, non sono chiare, di cui bersagliano l'artigianato a forze di tasse che non capiscono se si guadagnano o no.
lo vede questo signore, ha fatto una vita il pulitore. Cioè, una vita? Io, il pulitore. Cioè, quando io finisco una marionetta, gliela porto a lui e lui me la pulisce levando me lo stagno, me la lucida tutta e io lo monto. Questo non ha lasciato più a nessuno che fa il pulitore. Qui a Palermo non c'è più nessuno. Quindi è l'ultimo mestiere che io ho imparato. Lui ora, diciamo così, sta male. Va bene? E le armature me le devo pulire io, altrimenti il pezzo non lo posso finire. Quindi come c'è anche un intagliatore, un fonditore, tutta questa gente non c'è più. Come va avanti l'artigianato? Come si sviluppa? Cosa dobbiamo vendere ai turisti che non si produce più? Guardi che c'è qua. Queste sono marionette che non fa nessuno in Sicilia. Perché? Ed è una scuola che io mantengo in me di fare questo lavoro proprio tradizionale e con tanta cura e con tanto lavoro e con tante ore di lavoro. Quindi praticamente questi lavori non si possono fare più perché da quando entrò l'euro le famiglie si sono ritirate tutti. Mentre c'era la lira qualche cosa la facevo. Allora, da Palermo si potrebbe fare tanto, ma si fa poco, soprattutto che noi abbandoniamo questi turisti a se stessi, va bene? E quindi non c'è né... Se uno vuole fare una pubblicità e subito deve pagare qua, là, là. Non hanno capito niente che si guadagna poco e si lavora per la passione. Ancora non hanno capito nulla. Di cui il Palermo avrebbe di bisogno veramente di essere, diciamo così, a contatto con le altre città e con le altre nazioni. Io mantengo ancora questo piccolo spettacolo facendo venire gente dalla Germania, da Monaco, che vengono ogni settimana qualche gruppo così per ora, ma poi ne appresso verso settembre, ottobre, novembre poi partiranno tutti i gruppi e questi gruppi fanno altro che fare lavorare tante, la carrozzella, il ristorante, l'albergo, fanno lavorare tutti. Quindi vedendo qualche cosa di bello, di folcloristico, di che molte, non sa cosa mi dicono, mi sono divertito più qua dentro che a vedere i monumenti. Io non dico questo. Anche se non capiscono... No, lo facciamo capire.